Banca Carige è da sempre promotrice di iniziative culturali destinate a valorizzare il territorio. Ne parliamo con il responsabile della comunicazione, Alfredo Maio, in 5 minuti. Come giustamente diceva lei, Banca Carige è una banca da sempre, perché ha 500 anni di storia. Nasce nel 1493, il nucleo originale, il vecchio Monte di Pietà, è la Casa di Risparmio di Genova, e in questi secoli si è stratificato un patrimonio anche di opere d'arte che è molto molto importante, per cui diciamo che l'asset culturale, l'asset artistico è una delle attività principali anche della comunicazione istituzionale che appunto il mio ufficio presiede e gestisce. È un patrimonio notevole, tant'è vero che spesso veniamo assimilati a una sede museale dalla sovrintendenza, perché oltretutto il nucleo di valore e di maggior pregio è il nucleo diciamo del periodo barocco, quindi parliamo del 500 e del 600 fondamentalmente, che era anche poi definito il siglo dello Genovese, il secolo dei Genovesi, per cui a Genova, che era la capitale finanziaria d'Europa, era diciamo la cassaforte dell'impero spagnolo, del re di Spagna, si accentravano quindi molta ricchezza e importantissime committenze, per cui dai fiamminghi, stiamo pensando a Van Dyck, a Rubens, tantissime hanno lavorato a Genova, inoltre tanti pittori locali che sono piuttosto conosciuti, ma sono soprattutto di grande fascino, perché poi abbiamo avuto un periodo un po' di calo, di decadenza, per cui forse tutto sommato determinati autori del 600 italiano sono forse più conosciuti, sono più noti. Devo dire che i genovesi hanno un particolare fascino per il loro realismo, per la loro vivacità, per la loro attenzione ai particolari. Le committenze liguri, le committenze genovesi erano costituite da un'aristocrazia che non era un'aristocrazia feudale, era un'aristocrazia mercantile che si era fatta da sola e quindi apprezzava molto le scene di vita anche comune, quotidiana. Per questo apprezza anche molto i fiamminghi, perché avevano proprio un'attenzione per la caratteristica, per il particolare. E quindi diciamo che il barocco in Liguria ha tutto un suo lessico particolare che è estremamente interessante, affascinante, tant'è vero che poi in questo momento sta anche rinascendo. Erano in programma ante Covid, adesso sono state spostate nel 2022, due importanti mostre, una alle Scuderie del Quirinale, una a Washington, alla National Gallery, a cui la banca tra l'altro aveva prestato diversi quadri, anzi presterà, ci auguriamo, diversi quadri l'anno prossimo, proprio dedicate al barocco genovese, quindi è un tema importante. Per noi sono circa 4.000 opere, perché parliamo delle nostre, quindi di quelle originaria della Casa di Risparmio di Genova, nonché della Casa di Risparmio di Savona, che è stata acquisita, che ha tutta un'altra tematica, perché parliamo comunque di Savona, è stata molto diciamo importante dal punto di vista artistico, soprattutto nell'Ottocento, quindi, e anche nell'età contemporanea. Quindi abbiamo persino, voglio dire, Fontana lavorò a Savona, noi abbiamo dei Fontana. Volevo chiederle infatti in che cosa consiste questo patrimonio artistico e come lo mettete a disposizione della comunità? Beh, il patrimonio artistico, dicevo, consiste in tantissimi pezzi, soprattutto dipinti, ceramiche, perché comunque nel Savonese soprattutto c'è un centro storico della ceramica italiana che è Albissola, che tra l'altro fornì importanti anche ceramisti, ad esempio alla corte di Francia nel Settecento, quindi abbiamo dei pezzi veramente unici. Abbiamo una collezione numismatica importantissima, e la più importante, quella del comune di Genova, di monete del periodo genovese, quindi che testimoniano la storia di Genova della Repubblica dal 1138, anno in cui venne concesso il diritto di conio alla città di Genova. Erano cinque città al mondo all'epoca che potevano coniare moneta, e fino al 1814, col congresso di Vienna, quando poi la Repubblica venne annessa allo Stato Sabaudo. È una documentazione importantissima che racconta veramente tanto 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 della storia di Genova e dell'Europa, perché si interseca in maniera incredibile con le vicende, esempio, dei regni di Spagna, del regno di Francia, degli stati italiani confinanti con la Repubblica, e quindi diciamo che ha un grande fascino. Anche in questo caso bisogna saperlo un po' interpretare, un po' leggere, perché la moneta in se stessa spesso dice poco, no? Quindi va comunque spiegata, illustrata, e in questo esempio
lavoriamo tanto anche nel settore delle mostre, con le scuole, proprio per questo motivo. Come anche organizziamo ogni 2 o 3 mesi delle mostre abbastanza importanti, che sono sempre prima di questo periodo purtroppo di lockdown, molto 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 frequentate. Partecipiamo ai Rolly Days, che è l'iniziativa del Comune di Genova, di cui siamo main sponsor, in cui vengono aperti tutti i palazzi nobiliari del, diciamo, del 600, si tratta di 37 siti, e tra questi c'è anche la nostra sede, quindi con la nostra pinacoteca. Certo. Perché anche la vostra sede, che è all'interno di un palazzo storico, quindi fa parte del patrimonio artistico della, In realtà la nostra sede, la nuova sede, non è un palazzo storico, è un palazzo del 1960, del 1967, che è stato realizzato proprio nel cuore di Genova, da Piazza dei Ferrari, per chi è pratico della città, quindi proprio nella city, no? Con questa balconata che è a picco sul centro storico, no? Ed è stato arredato e realizzato soprattutto nei piani nobili, quelli della presidenza, della direzione generale, la sala, diciamo così, il salone di rappresentanza, come se fosse un palazzo degli antichi banchieri genovesi, per cui le collezioni vengono tutti dei palazzi di Strada Nuova. In realtà erano quelle che arredavano un tempo i palazzi dei Doria, dei Fieschi, dei Nomellini, eccetera. Ed è molto interessante perché spesso e volentieri queste casate nobili, ormai che si stavano estinguendo, hanno deciso di lasciare alla banca, o comunque di vendere a un prezzo concordato alla banca, proprio l'intero blocco del proprio patrimonio artistico, in modo tale che questi nuclei rimanessero comunque a Genova e venissero conservati e preservati in maniera unitaria, non venissero dispersi sul mercato come a volte purtroppo è avvenuto. Certo. E per noi è importante, tra l'altro operiamo anche un'attività proprio di restauro, di recupero, di studio anche proprio della provenience di questi quadri. Esempio, abbiamo riscoperto un Van Dyck che non è molto, proprio tramite un'opera di restauro, di analisi anche radiografica, e da lì sono emersi alcuni particolari che ci hanno consentito di andare in archivio di Stato, e in archivio di Stato poi vedere effettivamente le committenze di questo quadro. Lo stesso per un enorme veronese che era a Genova, era arrivato a Genova in casa Doria per motivi fortuiti, viaggi, perché Napoleone l'aveva portato in Francia. In Francia il marchese Doria lo vide da un antiquario che a questo quadro era molto rovinato, per cui però si innamorò, se lo portò a Genova, e poi è finito da noi. Abbiamo ricostruito praticamente che questo dipinto, dopo restauro, abbiamo trovato un piccolo stemma che era lo stemma della famiglia Contarini, e da lì siamo andati in archivio di Stato a Venezia, abbiamo visto che questo quadro era stato ordinato dalla famiglia Contarini al veronese e adornava il salone principale di Palazzo Contarini del Bovolo sul Canal Grande. Tutte attività che forse non fossero state in una banca, questi quadri non avrebbero, di cui non avrebbero beneficiato, perché si sa che magari è chiaro che un nucleo così ha delle attenzioni differenti del piccolo collezionista. Certo. Chi volesse approfondire tutte queste informazioni sulle vostre opere d'arte può farlo attraverso il vostro periodico La Casana. Esattamente, La Casana è una rivista, diciamo, ormai tra virgolette storica, nasce con la posa della prima pietra della sede di Banca Carige nel 1958, della nuova sede, ed era nata proprio per informare sull'evoluzione della costruzione di questo palazzo, perché comunque in città c'era molta attenzione per la realizzazione di questo palazzo della Banca Ligure. Da lì, dopo pochi anni, è stata trasformata in una rivista proprio di informazione culturale e di cultura e di promozione del territorio. Anche noi negli ultimi anni, io sono direttore responsabile ormai da 4 anni, abbiamo cercato di valorizzare, di usarla anche come strumento per valorizzare sempre di più le bellezze artistiche e anche culturali, ma anche enogastronomiche della nostra terra, in modo tale da far conoscere sempre di più il valore Liguria in Italia, e così dare una voce a questa comunità, a questo territorio. Si può anche leggere La Casana direttamente online sul sito della banca, che è www.gruppocarige.it, arte e cultura, e in arte e cultura trovate La Casana direttamente, tutti i numeri negli ultimi 15 anni almeno. So che poi avete delle iniziative anche rivolte ai giovani.
Sicuramente, a parte la collaborazione stretta che abbiamo con l'università, nel senso che abbiamo comunque delle borse di studio per storici dell'arte che vengono qui e catalogano ad esempio tanti beni artistici, perché comunque il patrimonio nostro è sterminato, per cui ci sono anche tante opere minori che hanno comunque un valore di testimonianza anche della storia ligure, che comunque al momento poco si conoscono, quindi andiamo sempre avanti nella scoperta di questa che è una miniera veramente, mi sembra inesauribile proprio. E d'altro lato abbiamo attività, alternanza, scuola-lavoro con le scuole superiori, ed è molto bello questo perché vengono, in occasione delle nostre mostre, vengono i ragazzi dalle scuole, dai licei classici e con gli storici dell'arte studiano il patrimonio, studiano gli argomenti di queste mostre, che spesso non sono soltanto mostre dedicate al patrimonio artistico della banca, ma hanno anche prestiti, quindi inquadrano un determinato periodo, un determinato tema, non so, dal tessuto, ad esempio nel 600 abbiamo avuto giustamente le monete, la parte numismatica nei vari aspetti, la figura, ad esempio, della duchessa di Galiera con tutto quello che è stato per Genova, eccetera, e loro con questi storici che sono docenti universitari hanno anche proprio delle sessioni formative e poi fanno la guida, accompagnano i turisti ed è molto molto bello perché abbiamo avuto visite guidate in inglese, in tedesco, persino in cinese, proprio organizzate da questi ragazzi, da questi giovani, i quali poi rimangono amici perché poi ci vengono a trovare, quindi si crea un rapporto veramente bello di amicizia e di vicinanza con le nuove generazioni. Poi abbiamo l'attività con i bambini, anche laboratori, abbiamo il Festival della Cultura Creativa tutti gli anni e loro vengono qui, magari loro sono molto attratti dalle monete, cioè il bambino è una cosa incredibile, hanno una passione proprio e da lì gli si spiega la storia, poi li si porta magari in qualche museo, in qualche palazzo storico locale dove magari c'è anche l'attore, la figura così vestito d'epoca che fa il coniatore, insomma vengono portati anche in un mondo che non è quello a cui sono abituati di solito e sono esperienze molto molto interessanti. Bene, Alfredo, se qualcuno volesse approfondire di più la conoscenza sulle vostre iniziative, come può avere maggiori informazioni? Quali riferimenti ci lascia? Dunque, oltre alla Casana, che vi dicevo, si può consultare sul nostro sito www.gruppocarige.it, abbiamo un canale Facebook che è Carige Cultura Territorio, abbiamo un canale Instagram che abbiamo aperto l'anno scorso e sta andando molto bene, riscuote molto interesse, che è Carige Arte Cultura. Abbiamo poi anche un canale LinkedIn, Banca Carige, che è dedicato forse più ai temi di comunicazione istituzionale e professional, ma parliamo anche spesso delle nostre iniziative culturali. Quindi tre canali fondamentali e il nostro sito, direi che sono. E poi dal sito eventualmente si possono raggiungere anche tutti gli altri canali. Certo, certo, ho anche tutte le informazioni sulle mostre, abbiamo tutto lì. E vi aspettiamo a Genova, vi aspettiamo in Carige appena possibile, appena sarà possibile riaprire, speriamo presto. Bene, Alfredo, io la ringrazio, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci, buon lavoro anche a lei.